Si parla di 102.000 persone per oggi sugli spalti qui al Gran Premio di Catalogna. Benvenuti a tutti, e qui invece la onda piano, svernicia Valentino, di potenza. Piano Valentino, questo giro 1:46.5 forse aveva voglia di far passare Gibernau. Ma che avesse voglia sul rettilineo, dici? È passato via Cannone, forse sì. Però allora adesso che stia dietro un pochino, a studiarselo, perché se me lo ripassa subito mi casca la tesi come un castello di carte. Ecco qua, la staccata via dentro a Cannone, Rossi. In staccata Cannone dentro davanti a Gibernau e poi bene alla corda. Bene alla corda, occhio che Gibernau era più veloce però poi in uscita di curva. Davanti Rossi un'altra volta e dietro Gibernau, Rossi Gibernau. Rossi Gibernau, i rivali 2003 diventano rivalissimi 2004. Questa volta non l'ha fatto passare, questa volta Rossi è passato di prepotenza, staccata là in fondo sfruttando la scia della Honda più veloce. Qui Rossi ha fatto un errorino, è arrivato largo, guardalo, non ha trovato proprio la corda, però nonostante tutto non ha perso un metro sul sette Gibernau. Occhio, dunque ancora, intanto la Suzuki è ancora lì dietro. E Biagi c'è un guaio però, perché adesso anche Edwards gli è davanti. Biagi è scivolato sesto, Gibernau, Rossi, Melandri, Ceca, adesso ha Edwards, 5 secondi Biagi di vantaggio su Ceca. Ciao Snacano, avanti, avanti. Ah, anche Edwards, Edwards ha passato anche Chaus oltre che a Biaggi, quindi Chaus probabilmente in effetti è inciampato in un errore. Rossi e Gibernau al curvino, poi si risale, sinistra, destra, destra, destra e giù sul rettilineo a stampare un altro tempuccio, ad affrontare un'altra ultima staccata in fondo, al dritto, per vedere cosa succede. Oh! Hanno girato 46.4 il giro precedente, questo significa che le gomme sono finite, perché davvero a questo punto non possiamo pensare che loro stiano scherzando e che stiano aspettando. Il tempo è lento, però Gibernau fa fatica ad andare dietro a Valentino Rossi, quindi 45.7 è tornato sotto l'1.46, 1.46.3 invece per Gibernau. Aspettiamo il passaggio. Ultimo giro con Valentino Rossi davanti. Due vittorie a testa per il momento, con Rossi che ha acchiappato anche due quarti posti, una sfida che qua francamente sembrava quasi impossibile da affrontare, con Gibernau in Catalogna che doveva difendere, che doveva attaccare, poi qua può succedere ancora di tutto, però stando come siamo in questa situazione, guardatelo con la come moto pennella che viene fuori di traverso, Rossi in questo momento sta dando la paga di traverso a Gibernau, gliela dà sul dritto e anche sul rovescio. No, sul dritto si difende, dritto e rovescio, però è sul rovescio che Valentino paga, fa la differenza nella piega, nella derapata, nelle S, nelle curve. Questa è la guida del nostro campione, occhio, tre volte della MotoGP, della top class. Occhio Gibernau che non molla mai, però è abbastanza lontano. Questo è l'ultimo rettilineo, questa è l'ultima staccata dove Gibernau avrebbe potuto fare qualcosa per battere Valentino Rossi, ma era troppo lontano, avete visto come si è avvicinato. Con la volata. Comunque ci prova ancora, ci prova senz'altro. Vicino al cordolo Valentino, vicino al cordolo Rossi, vicino, e lasciare poco spazio. Vicino, vicino, Gibernau entra largo, occhio, per uscire forte, però la sua moto sbacchetta, ha dato il gas un po' troppo presto. E giù, e giù, e giù, e poi dietro c'è Melandri, non dimentichiamolo. E giù, e Rossi, Rossi c'è, Rossi c'è, Rossi c'è, paga, Rossi paga, c'è. E paga, senza Gibernau. Paga ancora, c'è. Prima in casa Rossi c'è, nostra, e adesso in casa loro. Questa era l'andata e questo doppio era il ritorno. Doppio conto e c'è abbiamo Melandri impennata sul traguardo, terzo posto, il primo podio della MotoGP della sua carriera, anche se avrebbe potuto farlo prima ieri quando è caduto verso la fine della gara sull'acqua, era terzo, oramai l'aveva preso, e adesso invece questo se l'è davvero meritato con un braccio che ancora non è al 100%. Melandri si fermerà qui a Barcellona a farsi operare questa settimana, forse non ce la farà a correre in Olanda. Bravi ragazzi, bravi, bravi. In questo momento per la prima volta, si sa, stasera volevamo... Ok, me la sono persa, cosa hai detto? Niente, ho detto niente. No, no, sul...
E lì è un po' come essere a casa, no? Sei lì, hai vinto, fai la tua scenetta, lì è il momento bello, no? Non vedo Gibernau salutare con tanta enfasi i suoi tifosi. Ma perché nessuno gli ha portato, un camice e non c'è molto da salutare. Questa qui oggi purtroppo mi spiace per Gresini, ma questa qui oggi qui, ma lo sa benissimo Gibernau, è la tronata delle tronate, è la regina di tutte le tronate. Non ce n'è, che poi lui sia uno oggi... settimana prossima. E comunque anche oggi hanno dimostrato che quelli che sono loro due. Il titolo fino alla fine sono loro due, mi sembra che oramai il discorso sono passate solo 4 gare, no? È un po' presto, ce ne sono ancora 12, ma è quasi palese, 5.